Sette zone pastorali, 10 serate, 6 formatori, centinaia di chili di pasta. Veramente c'erano pizzette perché era una pericena, ma... Ma tantissime emozioni sono state vissute nell'esperienza di educatori 3D, momento che ha visto coinvolti centinaia di educatori pre-ADO, ADO e 18-19enni della nostra diocesi, allo scopo di riflettere e condividere la propria esperienza educativa. Sono state delle serate in cui ciascuno ha riflettuto sulla propria missione educativa e su come rapportarsi con i ragazzi attraverso tre dimensioni particolari: profondità, lunghezza e altezza. E con noi ci sarà anche un ospite che ci racconterà meglio queste esperienze. Ciao a tutti e a tutti e bentornati a Point of View, Educatori Attraverso. Un podcast attraverso il quale attraversare con gli educatori la traversata con i loro adolescenti, attraverso racconti, spunti e riflessioni. Sigla! Bene Matteo, parto da una condivisione che un educatore ha lasciato al termine di una serata. Grazie perché ho avuto modo di capire come debba ampliare ancora lo sguardo, come le diverse facce del cubo. Ma il cubo che cosa sarebbe di preciso? Il cubo rappresenta le tre dimensioni che abbiamo toccato in educatori 3D, appunto. Le tre dimensioni dell'educare, che sono altezza, profondità e lunghezza, che fanno riferimento alle tre dimensioni che ciascun educatore deve tener conto. La profondità, cioè lo sguardo verso se stessi, l'altezza, cioè lo sguardo, l'attenzione verso il Signore, e la lunghezza, cioè lo sguardo verso l'altro. Per aiutarci a raccontare meglio questi incontri abbiamo invitato Jessica. Ciao Jessica. Ciao Luca. Io potrei presentarti, ma dato che il titolo è infinito, prova a dirci chi sei. Raccontaci brevemente. Allora, io mi occupo dell'area inclusione e disabilità in FOM e in consulta diocesana o tutti o nessuno qui a Milano in diocesi. Quindi mi occupo di avere e disseminare uno sguardo inclusivo all'interno degli oratori della diocesi, accompagnandoli passo a passo. Ecco, non è un processo che si può fare dall'oggi al domani, ma come dico sempre, sono dei piccoli passi possibili che si fanno insieme nel tempo per poi un indomani scomparire e lasciare la comunità che cammina con le proprie gambe. Bellissimo. E quindi come mai eri presente a Educatori 3D? L'inclusione non è qualcosa che si va ad aggiungere rispetto a ciò che già c'è nella vita dell'oratorio, nella vita di ogni educatore e nella vita delle azioni educative. In Educatori 3D parliamo di relazione educativa e quindi la relazione educativa è qualcosa che è per tutti. Essendo per tutti, l'inclusione è un argomento trasversale che bisogna appunto includere, la stessa parola lo dice, e che può toccare diversi ambiti dell'educazione in generale. Ottimo. Allora partiamo dalla prima dimensione, la profondità. Che cosa è stato fatto concretamente durante questi incontri? E che cosa hai visto come condivisione da parte dei ragazzi e degli educatori? Te lo direi con una parola. Penso che gli educatori che arrivino inizialmente siano un po' stupiti dal metodo che noi proponiamo. Cioè è un metodo conviviale che parte con un aperitivo. Gli si chiede di mettersi in gioco, di sedersi davanti a un piatto, di solito molto gustoso, molto buono, preparato bene, curato, in cui... raccontarsi, e la dimensione del racconto nasce tramite un'immagine, quindi loro scelgono un'immagine che li spinge a raccontare una parte di sé. Questa è una cosa che può stupire perché in realtà sono immagini legate all'arte, quindi notiamo subito che certi educatori sono in difficoltà a uscire dallo schema di che cosa è l'immagine in sé. Provano magari anche un po' di imbarazzo nel parlare del mio essere educatore in relazione a un tratto, a un aspetto grafico. Infatti la dimensione della profondità, la prima che interroghiamo durante questa esperienza di educatori 3D, è la dimensione che si rivolge un po' al mio essere educatore, quindi alla parte più profonda di me, che sembra una dimensione abbastanza già esplorata, che magari uno pensa di conoscere, di sapere, ma forse il modo in cui lo facciamo, quindi tramite l'immagine, tramite
l'aspetto prossemico, quindi la cura del corpo, la dimensione dell'importanza della persona, oppure l'aspetto manipolatorio, cioè un'attività manipolatoria molto importante nella prima parte, fa emergere delle caratteristiche che spesso gli educatori stessi dicono: non pensavo di condividere così davanti a tante persone. E di leggere all'interno di un'immagine che apparentemente è conosciuta o che magari gli si dà già un significato più profondo e anche intimo, mi viene da dire. Ti ha colpito qualche risposta o qualche motivazione specifica del perché alcuni ragazzi scelgono di essere educatori? La motivazione più comune che di solito danno è: pensavo di fare questa azione, l'essere educatore, per gli altri. In realtà mi sto rendendo conto che la sto facendo principalmente per me. Cioè che è qualcosa che va a riempire la mia vita, che la indirizza, che gli dà un orientamento, che la guida anche in un percorso magari lavorativo, di crescita personale, di amore, di amicizia. E che quindi la completa in un certo qual modo. E soprattutto alcuni di essi danno sempre questa risposta di dire: veramente io devo sempre ricentrare, e capisco tramite questo esercizio legato alla profondità che devo fare un lavoro su di me. E anche il concedersi del tempo come educatori e come equipe educatori, e prendersi questo famoso tempo libero, che spesso in oratorio è un tempo quasi inesistente, e negli ambienti educativi è un tempo che sembra il tempo del far niente, invece è il tempo della condivisione. Quindi noi suggeriamo spesso agli educatori che anche il fermarsi dalle attività quotidiane è una ricchezza per il gruppo e non un tempo appunto banale e scontato. Passando alla seconda dimensione, che è quella della lunghezza, leggo una condivisione che è stata fatta da un'educatrice e dice che è stato bellissimo avere un cubo al centro della stanza, che è stato un modo per capire come e quanto il proprio modo di vedere un oggetto cambi tantissimo da come lo vedono gli altri. Uno, che cosa c'entra il cubo all'interno della stanza? E due, che cosa è emerso anche in questa occasione? Nella dimensione dell'esplorazione dell'altro, che è il secondo passaggio che facciamo, quindi affrontiamo il tema della relazione e andiamo nello specifico nella relazione educativa. E qui spolveriamo la dimensione dello sguardo, uno sguardo che non deve essere settoriale, unico, che parte dal mio modo di vedere, ma che deve allargarsi al contesto. Spolveriamo alcuni autori molto importanti, più importanti di noi sicuramente, che parlano dello sguardo sistemico, cioè questo sguardo che va dal globale. Allora facciamo questo esercizio molto pratico e simpatico, che è quello di mettere al centro della stanza un cubo con diverse caratteristiche, diversi colori, diversi tratti, e di chiedere cosa vedi. Allora la risposta immediata, nonostante tutto il discorso che abbiamo fatto prima, è proprio quello di descrivere in modo quasi asettico quello che vedono all'interno di questo cubo, senza allargare lo sguardo al contesto. Ecco, e quindi c'è l'allenamento che questo cubo e questo esercizio ci porta, è proprio quello di: quando guardo un qualcosa lo devo guardare nella sua globalità, in relazione al contesto in cui mi trovo, in relazione al dispositivo pedagogico in cui mi trovo in quel momento, che è questo termine che andremo a esplorare e che stiamo esplorando in Educatori 3D. Infine la dimensione dell'altezza, che rappresenta proprio la relazione con Dio. Quindi ti chiedo, come avete fatto con gli educatori a cercare di far cambiare sguardo di fronte alla relazione con Dio che ciascuno di noi ha? Questo è l'ultimo passaggio che affrontiamo in Educatori 3D e notiamo subito un cambio quando iniziamo a parlare di Dio e di spiritualità, un cambio anche prossemico, fisico delle persone. Le persone cercano di concentrarsi di più, di mettersi più composti, usciamo da attività molto legate al movimento e all'attivismo. E in realtà noi anche qua rompiamo gli schemi, perché la spiritualità e il comunicare, il parlare di Gesù, il pregare è qualcosa che deve appartenere alla nostra vita quotidiana, è qualcosa che non va visto come un'aggiunta appunto, ma che va visto come una quotidianità. Anche qui richiamiamo in campo la parte più corporea, più espressiva di noi, e cerchiamo di far vivere il Vangelo attraverso anche dei gesti, attraverso l'utilizzo di sensi differenti come possono essere l'olfatto, come può essere l'udito,
come può essere il tatto, ok, il momento, e ascoltando un racconto che è ricco e carico di linguaggi differenti, perché questo aspetto ci porta a parlare che ognuno di noi è un essere unico che predilige dei canali comunicativi differenti dall'altro, e più sfruttiamo questi linguaggi differenti più riusciamo ad arrivare veramente al cuore di ognuno di noi, e quindi vivere anche l'aspetto della preghiera e l'aspetto della relazione con Dio con una relazione intensa e ricca di significato. Adesso allora mi spiego il perché un educatore ha detto che è rimasto estremamente colpito da tutte le metodologie e i linguaggi utilizzati per leggere il Vangelo, soprattutto quello dei sensi. Per cui grazie che ci hai spiegato molto bene questi aspetti. Grazie a voi. Ringrazio Luca e ringrazio Matteo. Ringrazio per il fatto che l'inclusione appunto non è un qualcosa di parallelo, ma è qualcosa di trasversale. E ringrazio anche tutti gli educatori che hanno partecipato a Educatori 3D, mettendosi in gioco, dicendo anche aspetti intimi che riguardano il proprio essere educatore, e continuando con questa missione che li accompagna nel loro cammino di crescita. Bene, grazie Jessica, grazie Luca. Abbiamo ascoltato un po' come sono andate queste serate, come sono state attraversate in questo nostro ponte della formazione. Ma Luca, ricapitoliamo un attimo le tre dimensioni di Educatori 3D. Profondità per rileggere le motivazioni dell'essere educatore. Lunghezza per incontrare l'altro e altezza per la relazione con Dio. Che sono le tre dimensioni che ciascun educatore dovrebbe sempre tenere a mente, cioè il rapporto con se stesso verso quello che va a fare, la relazione con gli altri, con i ragazzi, e il proprio rapporto con il Signore. Ci salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata, qui con Luca e Matteo. Questo è Point of View, Educatori Attraverso.